Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Campora San Giovanni. In mia compagnia abbiamo Tommaso Marino, che è presidente pro tempore di Alogon, giusto? Sì. Che si occupa di? Alogon è un'associazione, un coordinamento di associazioni che comprende di associazioni, comprende di persone con disabilità, sì, di e con persone con disabilità e loro familiari, cioè di e con e non per. Non per. Il per è escluso perché lo stile dell'associazione è quella di fare, del coordinamento è quella di fare attività che sono rivolte al protagonismo, quindi di persone con disabilità, quindi fatte dalle stesse persone. E con perché l'altra cosa che caratterizza lo stile è che le cose si fanno insieme e devono essere e si sperimentano e si cresce insieme senza troppi maestri, senza troppi. Quindi diciamo sono esperienze di vita che si vivono sulla propria persona e condividendole con altri. Assolutamente sì, e infatti noi facciamo da quasi 30 anni campi estivi, che sono campi di vacanza e studio. Sì. In genere la maggior parte sono stati fatti la mattina a mare. Sì. E il pomeriggio si discute, però le due cose non hanno una valenza diversa, perché stando a mare uno può magari raccontare alla persona che gli è più simpatica, sì, le sue esperienze, le sue emozioni, le sue cose, quindi si creano legami personali che in una riunione o in un gruppo di studio magari non farebbe. Non si farebbe. C'è una sorta di confidenzialità che si crea. Sì, sì. E su cui con cui si sperimenta anche quel discorso di condivisione, di stare insieme e affrontare insieme sia il sole che scotte, sia l'acqua, sia sì, se uno si è innamorato di qualcun altro. No, insomma i temi sono tanti e poi comunque c'è da dire che oggi si sono anche svolti diciamo due piccoli micro eventi che sono due gruppi di lavoro che hanno avuto origine all'interno proprio di questo campo estivo. Sì, hanno avuto origine all'interno di questo campo estivo. Una particolarità del campo dei campi estivi da sempre è quella di non c'è differenza nella partecipazione tra operatori e sì, utenti. E poi l'altra cosa è che nel momento in cui la condivisione si sperimenta, e allora vale più di 10.000 discorsi fatti nei vari luoghi di lavoro, università o scuole o cose di questo tipo. Senti, una piccola domanda, dov'è la sede fisica o se esiste una sede fisica dove ti si può trovare informazioni sull'associazione? La sede fisica è a Lamezia Terme, sì, presso la comunità Progetto Sud, quella che in genere dà informazioni è Nunzia Coppedè, esatto, che è l'animatrice, il perno. Abbiamo notato che è un tuttofare, infatti in questo momento sta parlando perché ci sono delle repliche a grande richiesta delle repliche di quello che è accaduto poco fa. Niente, io ti ringrazio davvero della tua testimonianza e speriamo di rivederci presto in altri contesti. Grazie a te, fai cose buone, fate grazie, cose buone, grazie. Complimenti per la web TV. Grazie.